Allora siamo alla vigilia di una sfida importante in trasferta contro la Torrese Napoli, squadra osticissima che già l'ha andata a giocare Sì, tanti problemi, è una bella squadra abbastanza completa, infatti questa è stata una settimana abbastanza impegnativa dal punto di vista tecnico e diciamo per le nostre prestazioni abbiamo cercato comunque di impegnarci e dare il massimo. Senti Pia, avete ottenuto un successo facile domenica scorsa, ma adesso è chiaro che bisogna mantenere alta la tensione e la concentrazione, visto che un secondo posto comunque da difendere. Diciamo che ogni partita è a sé, quindi dobbiamo sempre dare il massimo fino alla fine del campionato, perché è abbastanza lungo e abbastanza impegnativo, quindi tutte le partite sono importanti. Poi per poter cercare di mantenere comunque questo secondo posto. Senti, io un'ultima domanda, lo spirito e il bilancio di questa parte per la Libera Virtus secondo voi? Diciamo, noi siamo abbastanza positive, cerchiamo comunque di fare gruppo e di fare squadra, perché credo che alla fine, cioè, facendo gruppo e facendo squadra si ottengono buoni risultati.